Grazie a tutti. Ci vedo poi un po' d'opera. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono molto felice di portarvi il mio saluto, ma anche quello del Parlamento italiano. È una giornata importante, è una giornata di agosto, certamente particolare, un sabato pomeriggio. Ci siamo riuniti per ascoltare degli eventi che sono sicuramente importanti. Intanto il ringraziamento e il saluto ai due direttori generali, Giovanni Lavalle di Città della Salute e Franca Dall'Orco della nostra ASL Torino 3, ai tanti amministratori presenti, quelli della nostra valle, a partire dal presidente dell'Unione che è intervenuto prima, al vice sindaco di Alpignano, la ringrazio per essere qui. Abbiamo anche Torino rappresentata da Sandro Ioccola, che è consigliere di circoscrizione. Poi le associazioni, vedo là dietro Cuori di Clown, vedo tantissimi altri amici che ho avuto la possibilità di incontrare e con i quali ho lavorato in questi anni. Quando ho conosciuto Fabio, ho pensato che sarebbe stato importante oggi ci fossero qui gli amici che, come vi dicevo, nel mio percorso di amministratore, mi sposto. Sì. In questi anni ho incontrato e allora la bicicletta è sicuramente il comune denominatore e là dietro al fondo ci sono Barbara De Poli e Giovanni Martinacci, con loro io ho seguito e Anita Zolfini, ho seguito delle iniziative bellissime con l'Argentina, viaggi fantastici e quindi oggi loro certamente è importante che siano qui. Avete visto prima Oliver Regge, poco tempo fa, le sue acrobazie ma anche la sua grande capacità. Poco tempo fa, proprio da Giavena, è partito Fulvio Berto per un viaggio ad Assisi in bicicletta, l'abbiamo salutato come un grande momento di festa. E poi ovviamente le associazioni che sono presenti. Ci siamo incontrati la scorsa settimana con Fabio per organizzare questa giornata e seduti ad un tavolino del bar ci siamo detti ciò che sarebbe utile fare, quello che dovrebbe essere opportuno fare. E volendo sognare, ma anche con un sano realismo, abbiamo detto che occorrerebbe lavorare con una proposta di legge che comprenda gli aspetti di cui lui ha parlato. Gli aspetti di cui ha parlato sono quelli della normalità, quella normalità che vogliamo tutti noi ogni giorno per la nostra vita, quella normalità con la quale vogliamo lavorare con le associazioni che hanno dato il sostegno, l'adesione e l'organizzazione per questa iniziativa, quindi Piemonte al centro e prospettive. Abbiamo i nostri giovani che sono certamente molto attivi, ci hanno aiutati e che cammineranno con noi. Quello che ha detto prima Fabio è disarmante. Lui ci ha detto trasformare la malattia in opportunità. Forse sentito in un contesto al di fuori di questo sembra strano, ma invece è così. Questa malattia deve diventare un'opportunità e una certezza deve essere la riabilitazione, il lavoro, lo sport, la serenità. Parlavamo del lavoro con Fabio, del fatto che la sua azienda deve riconoscergli che di tanto in tanto si deve alzare, non può stare seduto. Questo è un tema che vorremmo ricomprendere in questa proposta di legge a cui lavorerò, ma io non ce la farò da sola se non avrò ovviamente il sostegno di tante persone che potranno dare i suggerimenti, oltre ovviamente a Fabio. Non è casuale che qui ci siano degli amministratori del Canavese. Sabato prossimo saremo in Canavese, quindi ringrazio Cristina Barello, Davide Carra, Valerio Grosso, tanti amici che oggi sono qui e che sostengono questo percorso. La bicicletta è importante perché libertà, autonomia e lotta alla malattia, è l'apertura mentale ed è l'equilibrio. Tutto questo non è impossibile, c'è soltanto bisogno di un'alleanza forte. L'alleanza di cui ha parlato prima l'impegno Alessandro Merletti e i sindaci lo sanno, e io sono un amministratore locale prima ancora di un parlamentare e sono orgogliosa di essere questo. Però per fare questo qui ci sono c'è l'assistente sociale di Saroco, il personale del servizio sociale, vuol dire che ci dobbiamo impegnare sui nostri territori.
vuol dire che dobbiamo essere attenti a intercettare i bisogni. Io sono sicura che saranno bisogni che poi anche Paolo Ruzzola come consigliere regionale porterà avanti in quel contesto, e se noi siamo capaci di fare questo possiamo fare tanto. È una questione di impegno, di capire ciò che serve, anche di capire ciò che vale e di metterlo in pratica. Io credo che non ci sia assolutamente niente di impossibile. Dirvi che è facile far passare una proposta di legge in Parlamento, no, è un'utopia dirvi che è semplice, però è assolutamente possibile. Dobbiamo essere capaci noi di costruirla e ovviamente di renderla approvabile con tutti i contesti che ovviamente sono previsti. Chiudo parlandovi dell'intervento, dell'evento che abbiamo fatto ad Andezeno, alla disponibilità di Città della Salute, al grande lavoro fatto da Fabio per regalare questo mezzo che sarà importante a Città della Salute, che verrà sperimentato e che certamente migliorerà la qualità della vita. Beh, io vi posso dire che oggi siamo qui per questo. Siamo tanti, se iniziamo a conoscere, ad avere consapevolezza di questo problema, ci sarà una grande alleanza. Il mio impegno c'è, io sono convinta ci sia anche il vostro. Vi ringrazio per essere qui, vi abbraccio, buon pomeriggio a tutti. Grazie.